Mi sono chiesto, è possibile costruire una casa su The Sims 4 utilizzando un solo colore? Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale. E quindi ragazzi mi sono buttato in questa impresa, ho deciso di utilizzare solo il giallo smorzato all'interno con un po' di bianco e utilizzare solo alcuni elementi di altri colori molto a contrasto che secondo me risaltano. La casa che state vedendo è una casa a due piani. Ho anche controllato un po' in giro e devo dire che le case gialle esistono nel mondo e sono completamente gialle. E quindi questa cosa mi ha fatto molto molto pensare, mi ha incuriosito e ho deciso di provare a creare una mia casa tutta gialla su The Sims 4. Come sempre parto dagli esterni. Questa casa a due piani avrà più camere da letto, avrà anche una nursery. Ho deciso di sperimentare tanto, ma soprattutto sperimentare con il colore giallo, che secondo me, tra tutti i colori, è anche un colore bello bello impegnativo e quindi riproporlo in tutte le salse poteva essere un po' particolare. Devo dire poi che in realtà il risultato finale non mi dispiace affatto. Come state notando, sto utilizzando tantissimo gli oggetti di debug di The Sims 4 per cercare di creare il giardino, per farlo un po' più ordinato, eccetera. E come vedete, gli esterni effettivamente hanno già tanto, tanto giallo. Ho deciso anche di mettere solo fiori gialli, solo alcuni di altri colori, ma davvero pochissimi, perché appunto è una sorta di sfida e quindi volevo che fosse tutto il più giallo possibile e spero di esserci riuscito, spero in realtà questa casa vi piaccia. Sto utilizzando tantissimi oggetti, dal barbecue nuovo a tutte le cose che si trovano a giro e devo dire che poi il risultato pare essere abbastanza piacevole. È una sorta di cottage, se vogliamo anche una sorta di casa di campagna, ce la vedo benissimo anche a Tartosa, una casa del genere. Non tanto una casa vacanze, ma una casa anche abbastanza mediterranea, se vogliamo. Come vedete la porta rossa risalta particolarmente nella nostra build, ma per il resto starete notando che sto utilizzando tutto ciò che di giallo c'è su The Sims 4. Oltretutto, non ho deciso di utilizzare filtri, perché ragazzi, lo sapete, tra la modalità compra e costruisci c'è la possibilità di mettere il filtro per colore. Però non lo uso fino alla fine, perché avevo paura appunto che non riuscissi poi a smorzare troppo il giallo. Quindi per tenermi un po' cauto e magari utilizzare qualche bianco, qualche grigio, qualcosa che andasse a contrastare, ho deciso di non utilizzare il filtro. Alla fine poi lo utilizzerò però, perché comunque ragazzi la sfida e soprattutto il risultato deve essere una predominanza di tanto tanto giallo. Finiti gli esterni, passiamo agli interni della casa. Come vedete anche qua sto utilizzando dei mobili bianchi a contrasto e soprattutto poi tanti tanti arredi gialli. Gialli, quadri gialli, fiori gialli, arredi gialli, mobili gialli, cucina gialla, tutto ciò che di giallo è possibile ottenere. Oltretutto, anche nel pavimento, che sarà un parquet, decido di utilizzare una sorta di fantasia con dei triangolini sempre gialli, perché giustamente mi pareva un po' troppo poco questo colore sparso per la casa. E faccio diverse prove. Alla fine decido di fare anche là nell'angolo un piccolo angolino caffè, metto anche tantissime decorazioni, insomma, cerco di rendere quanto più possibile particolare, ma soprattutto anche familiare, questa casa. E quindi cerco di smorzare un po' con i fiori, con le piante verdi, e cerco anche di dare un po' di colore, magari, che so, con della frutta e delle cose che appunto non hanno solo il giallo. Ma comunque il protagonista è lui e cerco di declinarlo il più possibile in tutte le salse, davvero in tutte le salse. Mi piace in realtà l'idea di buildare con un solo colore. Fatemi sapere ovviamente ragazzi nei commenti che ne pensate. Mi sono divertito particolarmente a buildare questa casa. È una casa abbastanza classica per famiglie, però mi è piaciuta l'idea di davvero concentrarmi solo e unicamente su un unico colore. Credo che poi alla fine il risultato sia abbastanza piacevole e non è in realtà fastidioso, ecco. Pensavo lo fosse, pensavo poi alla fine di fare un mappazzone tutto giallo che effettivamente risultasse anche un po' troppo noioso alla vista. Invece vi dico che probabilmente, non so se ci vivrei io, ma secondo me è una casa abbastanza carina per i nostri sim. Ovviamente vado anche a dettagliare il più possibile questa casa e anche la nostra carta da parati sarà di diverse tonalità di giallo. Questo perché appunto dovevo smorzare un attimo i colori. Però alla fine tutte le tonalità credo si mescino abbastanza bene fra loro, quindi in realtà sono abbastanza soddisfatto di questo primo piano, se vogliamo. Primo piano open space con ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina e un bagnetto di servizio. E poi,
piano superiore avremo due camere da letto, la nursery e un altro bagnetto, quindi in realtà è una casa che potete utilizzare per un'intera famiglia Sim se vi va. Ovviamente, come sempre, ve la carico in galleria, ragazzi, la trovate se cercate lì di M9013. Ovviamente fatemi sapere, ragazzi, se vorreste magari in futuro anche altri colori, magari, che so, una casa tutta verde, una casa tutta blu o tutta rossa. Sono aperto ai vostri suggerimenti, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti. Ho deciso di partire proprio col giallo perché, secondo me, è uno dei colori più particolari. Per assurdo, il blu si può mesciare forse anche meglio e risulta anche più facile da utilizzare come colore, mentre il giallo lo trovo un po' più difficilotto, e quindi ho detto, sai che c'è, lo devo fare, parto a bomba con un colore molto molto forte, e quindi in realtà poi alla fine il risultato è quello che state vedendo. Secondo piano, signori, come vi ho detto, partiamo dalla nursery. Ho deciso di utilizzare un po' di move object, un po' di ridimensionamento di oggetti, su e giù, insomma, ho utilizzato tutte le tecniche per cercare di creare una sorta di nursery per un nostro bimbo, anche in previsione dell'update che arriverà all'inizio dell'anno, in realtà, a inizio 2023. Quindi non vedo l'ora di capire cosa aggiunge e come verrà aggiunto tutto. Quindi in realtà, visto che abbiamo le vibes da bebè ormai, ho deciso di approfittarne e fare una sorta di nursery, utilizzando diversi oggetti per simulare un po' un fasciatoio, una zona dove lavare il bambino, insomma, ho cercato di inventarmi un po' di robette. E soprattutto anche qua, come vedete, il colore principale sempre lui, sempre il giallo, ripetuto in varie tonalità, dalle carte da parati ai pavimenti e tutto ciò che ne deriva. Però anche qua la nursery sembra diversa dalle altre stanze, seppur con un altro colore. Andiamo invece avanti e facciamo una camera da letto per due ragazzi, adolescenti o bambini, e quindi anche qua ho deciso di utilizzare un bel po' di gialli smorzati con qualche decorazione un po' più colorata, in modo tale da non avere troppo l'effetto monocromatico. E devo dire che anche questa, beh, è una cameretta abbastanza vissuta. Ci possono stare due bambini, appunto due adolescenti, degli studenti, ma anche un po', come dire, camera da universitari, se posso dirla tutta. Non so se anche a voi dà quelle vibes. Però anche qui, cercando di mesciare il più possibile i gialli, ho cercato di dare un attimo di continuità a tutta la casa, perché il filo conduttore è pur sempre un colore. Qua invece abbiamo una sorta di corridoio che unisce tutte le camere al piano superiore, e anche qua ho deciso di utilizzare questa ringhiera particolare gialla, un piccolo salottino, e soprattutto poi qua ho messo un piccolo angolo studio col portatile, e soprattutto ho cercato di decorare, anche non troppo, il piano superiore. Però devo dire che il risultato alla fine si mescia abbastanza bene. Volevo comunque fosse una casa particolare, ma soprattutto vissuta. E quindi mi immagino una famiglia Sim, magari non tutti vestiti di giallo, non so se sopporterei anche i Sim vestiti di giallo, probabilmente no, però comunque il risultato, dai, non mi dispiace. Camera da letto matrimoniale col bagno annesso, e anche questa ho deciso di utilizzare diversi gialli, ma diversi materiali, quindi abbiamo un po' di legno che si intravede, un po' di colori dati dai quadri che non sono completamente gialli, e secondo me anche questa risulta abbastanza mesciata bene nell'insieme. È una camera da letto abbastanza grande per i nostri Sim, che come vedete in realtà di fianco aggiungo la porta al suo bagno privato, quindi in realtà è la camera padronale della nostra famiglia. E anche il bagno privato, beh, è abbastanza piccolo, semplice, niente di troppo complicato, vado ad aggiungere i soliti dettaglietti e devo dire che alla fine si mescia bene. A volte metto anche l'accappatoio giallo, a volte metto il mobile giallo, a volte invece metto un accappatoio di un altro colore per cercare di non ripetere troppo quell'effetto lì. Ma alla fine, secondo me, il tutto è abbastanza carino, anche perché si capisce che il colore utilizzato per la maggiore è il giallo, quindi credo di aver centrato il mio obiettivo, seppur con qualche piccola variante che secondo me ci poteva stare. Qua invece abbiamo un altro piccolo bagnetto, sempre al secondo piano, che serve in realtà le altre camere da letto, anche questo minuscolo, una sorta di piccolo corridoio che ho cercato di rendere il più particolare possibile e carino, e qua una sorta di piccolo disimpegno trasformato in bagno, ma secondo me ci poteva stare. Ho messo anche dei quadri, anche qui, per cercare di rendere il tutto non troppo monocromatico. E infine, ragazzi, abbiamo un'altra camera da letto. Sì, ragazzi, questa casa può ospitare tantissimi Sim, in realtà. Abbiamo due letti singoli, abbiamo un letto matrimoniale, quindi 4 Sim, e addirittura questa camera può ospitare, grazie al letto castello, un toddler e anche un bambino.
Quindi, se avete una famiglia numerosa o state cercando casa per una vostra famiglia sim numerosa e vi piace il giallo, e soprattutto vi piace questa casa, la potete trovare in galleria e questa offre tutti gli spazi possibili per i nostri sim. Questa camera ho deciso di renderla però un po' più infantile rispetto all'altra, perché mi immaginavo qua invece ci fosse un bambino e un toddler, mentre nell'altra mi immagino ci possano andare a vivere o convivere due fratelli, magari adolescenti, ecco. Questa ho deciso di farla un po' più da bambini, se vogliamo. E qua appunto abbiamo messo un sacco di cose, la poltrona blu, ragazzi, che dà quel tocco di colore improvviso che non ti aspetti in una casa completamente gialla. Volevo appunto mettere un elemento che andasse a contrasto. Alla fine vado anche ad occuparmi del giardino posteriore, abbiamo due ingressi per questa casa e quindi decido anche di creare un nuovo ingresso laterale. E alla fine, ragazzi, questa è la nostra casetta, tutta gialla, familiare, bella grande. E spero che vi piaccia. Vi lascio come sempre qualche screen fin tanto che la build finisce, ricordandovi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti e noi ci si becca ai prossimi contenuti. Vi dico ciao a tutti!